Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, prima di iniziare faccio una cosa che non facevo da anni probabilmente. Vi chiedo di lasciare un mi piace perché ho visto che comunque i numeri stanno un po' calando e vorrei ritornare intorno ai 1000 like a video, quindi vi chiedo il massimo supporto. Fatemi vedere se riusciamo a far circolare nuovamente i video. Capisco che è estate, ma vi chiedo un piccolo sacrificio. E poi iniziamo effettivamente il video. Intanto la notizia della giornata è che il Manchester City e la Juventus stanno trattando nuovamente per Cancelo. Quindi sembra che anche Cancelo uscirà dalla rosa della Juventus. Sto sbuffando un pochino perché sono deluso da questa cosa, dovesse essere confermata. Non la prenderei particolarmente bene. Ieri sera si era diffusa la notizia secondo la quale Paratici era stato avvistato in Inghilterra. Paratici era quindi andato, era volato a Manchester, anzi a Londra in teoria, forse tra Manchester e Londra, per trattare direttamente con il Manchester United per questo scambio che sembra sempre più vicino a concludersi, no? Alla sua conclusione. La domanda che mi sono fatto ieri sera è stata: perché mai Paratici deve andare a Manchester se comunque Juventus e United hanno bene o male un'idea sulle valutazioni abbastanza allineata e quindi l'unico pezzo che si deve incastrare è la volontà di Dybala di accettare un contratto che sembra essere anche comunque molto molto buono. Le richieste di Dybala sono di 10 milioni di euro e garanzie tecniche che sicuramente lo United gli riconoscerebbe dato che l'investimento è molto alto, ma perché mai Paratici è richiesto in questo momento in Inghilterra se la bozza generale è lì, è ferma, immobile e rimane solamente da incastrare Dybala? E non me lo riuscivo a spiegare. La parziale spiegazione che mi ero dato è: probabilmente Lukaku e Dybala non sono gli unici due giocatori che sono coinvolti all'interno dell'operazione con la United. E già lì il mio cervellino che girava, volava. Paul Pogba, mamma mia, il polipo, proprio lui. Poi è iniziata a circolare questa voce secondo la quale la Juventus era interessata anche a un altro profilo, cioè Matteo Darmian. E lo sappiamo benissimo da tanto, sono anni, 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 anni che andiamo dietro. E mi è venuto in mente quel video che avevo fatto. Sapete, ogni tanto mi arrivano delle soffiate. Una fonte molto molto seria, molto molto concreta, mi aveva parlato, mi aveva detto che aveva incontrato Cancelo a Ibiza in vacanza, ho fatto due chiacchiere con lui. Beh, se vi dico che è una fonte seria, come vi disse all'epoca, è una fonte affidabile, non vi dico chi, perché ovviamente se vi dico chi, poi la prossima volta non me lo può dire, però fidatevi perché... Va bene, io lo so chi è e quindi sto ridendo perché voi non potreste mai immaginarvi una cosa del genere. Fatto sta che mi ha detto, ho parlato con Cancelo a Ibiza e mi ha detto che lui vuole restare alla Juve, ma che la Juve non lo vuole tenere. Era antecedente al 30 di giugno, si parlava di plusvalenza che la Juventus doveva fare obbligatoriamente per provare a mettere a posto il bilancio di giugno, plusvalenza che poi è stata fatta con Spinazzola, con la cessione alla Roma, l'arrivo di Pellegrini, quindi valutazioni anche un po' gonfiate, di questo ne ho già parlato, ormai le squadre fanno tutti così, si scambiano i giocatori per gonfiarsi i valori degli stessi e mettere a bilancio delle plusvalenze che in realtà sono fittizie, ma lo stanno facendo tutti. È una cosa che veramente, questa mi dà molto fastidio perché abbiamo visto come il calcio sta diventando molto finanza, cosa vuol dire? Ne parleremo tra poco. Fatto sta che ho detto Darmian, ma che cacchio, se arriva Darmian è perché va via Cancelo, non ho fatto neanche in tempo a pensarlo che ecco qua, bam! Si riapre lo scambio, il Manchester City e la Juventus tornano a trattare. In questo momento si parla di 40 milioni, circa 30-40 milioni più Danilo, e non avrebbe neanche particolarmente tanto senso. Poi certo, la Juventus ha pagato 40 milioni l'anno scorso a Cancelo, quindi la plusvalenza sarebbe fatta e Danilo sarebbe anche il sostituto, però non avrebbe più senso Darmian allora, e non avrebbe più senso Mandzukic, o almeno anche sì Mandzukic, ma poi bisogna aggiungere una parte di soldi. Però questo spiegherebbe la presenza dei Paratici a Manchester. Ne approfitto per parlare con lo United, magari di Darmian, magari chissà di Pogba. E nel frattempo ne parlo anche con il City, dato che le sedi non sono particolarmente distanti, e proviamo a incastrare anche un altro scambio. Ora, dopo Ken, praticamente ufficiale, ne abbiamo parlato anche nel video ieri con questa foto di suo fratello che ha postato sui social con Ken, con già la maglia dell'Everton, e dopo, non dico che sia fatto perché non ho avuto informazioni in merito, quindi non mi permetto di azzardare, tutto questo video è puramente basato sul campo delle illazioni, però sembra proprio che Dybala e la Juventus siano destinati a lasciarsi in direzione Manchester, anche perché l'otto chiude il mercato in entrata per quanto riguarda i club inglesi, non in uscita, quindi tutti i club della Premier
ne potranno vendere anche successivamente fino alla conclusione degli altri mercati, però possono acquistare fino all'8, quindi è importante specificare che i vari Ken, Dybala e Cancelo dovessero davvero partire direzione Premier League, direzione Inghilterra, abbiamo solamente una settimana per incastrare tutte queste operazioni. Però me l'ero buttata lì, nel senso, perché la Juventus sta cercando di cedere tutti questi giocatori? Non riesco a capire. Mi sono dato sostanzialmente due risposte e penso che siate d'accordo abbastanza con me, in caso contrario riquistate nei commenti. La prima è perché realmente ed urgente bisogno di soldi, nel senso, la Juve magari in questo momento, con l'arrivo di De Ligt, con l'arrivo di Ronaldo, prima si compra, mentre Ronaldo l'anno scorso ma ha uno stipendio di 30 milioni, prima si compra perché se tu vendi prima i club sanno che c'hai il denaro e quindi te ne chiedono di più, però magari la Juventus in questo momento con gli stipendi alti che sta garantendo i giocatori, con il mercato in uscita bloccato perché gli esuberi, in realtà ragazzi sono ancora lì fermi, immobili, siamo al 1° di agosto e ci sono Mandzukic, Khedira, Higuain, Cuadrado, Piazza, Matuidi, non me ne vengono in mente tanti altri, ma secondo me abbiamo fatto un riepilogo generale di quelli che sono giocatori che devono uscire. Non ho detto De Sciglio per dire, perché secondo me è un terzino sinistro destro, destro sinistro, che come riserva ci sta, è importante averlo. Rugani e Bonucci non li venderei, anche se adesso siamo a 5, quindi magari se arriva un'offerta per Bonucci ci si può pensare, però bisogna avere anche dei ricambi all'altezza. Quelli che ho detto probabilmente non riusciranno neanche a trovare spazio, però la Juventus non sta riuscendo a svoltire la rosa nei giocatori che dovrebbero partire perché non più facenti parte di un progetto tecnico, e invece sta vendendo quelli che o sono giovani o comunque fanno parte dei gradi di titolari. A me dispiacerebbe perdere Dybala, a me dispiacerebbe perdere Cancelo, va bene Ken, posso capire, è arrivato l'offertona, posso capire anche la cessione di Dybala, non capisco per arrivare Lukaku, ma posso capirlo. E quindi probabilmente la Juve in questo momento ha bisogno di soldi e quindi sta cercando di vendere per quel motivo lì. L'altra opzione molto molto positiva, molto molto fantasiosa, riguarda un botto che ci stiamo tenendo lì in canna, pronto a essere buttato fuori. Perché mi viene a dire, se la Juventus vende, ha già venduto Spinazzola, ha fatto plusvalenza, va bene, noi in entrata, grosso modo, a parte Ramsey e Rabiot, che va bene, prenderanno degli stipendi importanti, ma abbiamo fatto solo De Ligt. E allora c'è qualcosa che non va, perché Spinazzola l'hai venduto per prendere Pellegrini e ci hai guadagnato. E poi cosa hai fatto? Poi hai venduto Ken, 40 milioni. E poi hai venduto Dybala, che va bene, lo scambi con Lukaku praticamente, ma comunque qualche soldino ce lo prendi. E poi mi vai a vendere anche Cancelo, che va bene, lo scambi con Danilo, ma qualche soldino ce lo prendi. Siamo intorno ai 100 e passa milioni di euro. Allora perché la Juventus ha davvero così tanto bisogno di soldi? Magari no, magari sta cercando di fare il colpo grosso. E se qualche settimana fa si era parlato di Neymar, ecco che un'altra lucina mi si è accesa. Poi io sono stato il primo, e lo ricorderete, a dirvi dimenticatevi Neymar, perché per quanto mi riguarda è impossibile, dato che in questo momento è Cristiano Ronaldo. Però se vai a fare tante operazioni in uscita, e poi c'è ancora Higuain che è lì, che dice, ehi, sono qua, guadagno 7 milioni e mezzo di euro all'anno, che cosa facciamo? Mi vendete, mi tenete? Probabilmente Higuain sarà uno dei giocatori che andrà in uscita e verrà venduto a prezzo di saldo, un po' come era successo l'anno scorso. Poi c'è Douglas Costa, che io ce l'ho qua, perché per quanto mi riguarda è fortissimo, ma non sono così convinto che lo vedremo nella prossima Juventus di Maurizio Sarri. Se inizi a vendere anche tutti questi qua, va bene che poi forse devi reinvestire sul mercato per qualche altro profilo per completare la rosa. Ma cacchio, va a finire che poi fai Ronaldo, Neymar, Lukaku, ok? Ok, non l'ho detto davvero, voi l'avete sentito, non lo volevo dire, campo puro delle illazioni, però questa testolina ragiona, forse un po' troppo, e mi viene a dire che se Paratici si muove, se Paratici davvero è andato per concludere degli scambi, per generare plusvalenze, e io non ho idea, a livello di finanza, perché me ne intendo zero, se la Juventus deve davvero incassare e quindi siamo con le peste al culo, oppure sta preparando un super colpo che ci farà festeggiare per tutta notte, non ne ho idea. Però se Paratici ne approfitta di questo viaggio a Manchester per incastrare anche Cancelo, non vorrei mai che fosse per parlare e chiacchierare anche di Pogba, dato che poi le risorse sarebbero venute fuori, per approfittarne per andare a parlare per Eriksen facendo scalo a Londra, o se comunque da Stanford, Stansted, l'aeroporto di Londra, prende un aereo e vola a Parigi e incastra Neymar. Ok, ripeto, non le ho dette queste cose, non dovete andare a dire Luca Toselli mi ha detto che prendiamo Neymar, Pogba, Eriksen. No, no, assolutamente no, anzi secondo me sono difficilissimi tutti e tre, se non impossibili. Però se la Juve va a fare queste cessioni, io spero che ci sia un motivo
più ottimistico rispetto a stiamo veramente male, li dobbiamo cedere perché se no non abbiamo soldi per partecipare alle competizioni UEFA, perché tante volte si dice che la Juve viola il fair play finanziario, ma noi tutti gli anni cediamo e questa cosa mi dà veramente fastidio, e l'avevo già detto anche con Allegri. Dobbiamo smetterla di approfittare dei vantaggi che ti dà il mercato, delle occasioni. Dobbiamo fare le squadre a dimensione dell'allenatore, e se Sarri vuole giocare nello stretto di prima, io faccio fatica a vederci Lukaku come prima punta, che c'ha uno stop che il primo pallone che tocca lo mandi là in fondo, e hanno coniato il verbo tu Lukaku per indicare lo stop sbagliato e i gol sbagliati davanti alla porta. Però mi fido della società, se vanno a scambiare Dybala per quello, ne sanno cazzo più di me, c'è un motivo. Ok, adesso concludo perché ne ho già sparate tante, però davvero, se dovesse andar via anche Cancelo, dovesse andar via Dybala, dovesse andar via Ken, e non dovesse arrivare un nome grosso, sarei effettivamente preoccupato. Qui lo dico, qui lo nego, e sapete bene che di solito sono sempre positivo, perché so che se la società, la dirigenza si muove in un certo modo, c'è un motivo. Quindi, ancora una volta ve lo dico, io ci voglio credere, se stanno succedendo queste cose, perché probabilmente qualcosa in pentola sta bollendo, tutto frutto di me, di me stesso, mie idee, non ho avuto fonti, non ho avuto dritte di nessun tipo, quindi prendetelo sempre con le pinze e fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me oppure sono pazzo.